Bella gazzettari, ben ritrovati con un nuovo video qui sulla Gazzetta MMA. Torniamo a parlare di Conor McGregor perché oggi ha rilasciato dei nuovi footage di allenamento. Settimana scorsa, 10 giorni fa, aveva parlato con Ariel Helwani, il suo allenatore, il suo head coach, che aveva detto che loro erano pronti per tornare quest'inverno, per tornare praticamente a dicembre, però poi la UFC ha deciso di posticipare la card che probabilmente sarà o per la fine della primavera o per l'inizio dell'estate, ancora non è ufficiale, però quello è più o meno quelle sono le tempistiche, più o meno, ragazzi, e ancora non si sa neanche chi sarà l'avversario, perché sulla carta dovrebbe essere Michael Chandler, dato che i due hanno fatto The Ultimate Fighters insieme e che dunque dovrebbero sfidarsi all'interno dell'ottagono. Però, come tutti ben sapete, Conor rimane una bestia da pay-per-view, una bestia da davvero di notorietà, un personaggio che farà fare un sacco di soldi col suo ritorno alla UFC, e dunque tutti i fighter sono chiaramente interessati a combattere contro Conor, anche perché è chiaramente in una fase totalmente di discesa della sua carriera, quindi è più il nome che il fighter in questo momento, e dunque più fighter possibili vogliono cercare di sfruttare questa occasione. Abbiamo visto comunque sia Dustin Poirier non chiudere sicuramente la porta a un ennesimo incontro con Conor McGregor, abbiamo visto Michael Chandler che vuole combattere con Conor, abbiamo visto addirittura Max Holloway che ci sta facendo un pensierino, quindi sono tanti i fighters che vorrebbero mettersi i soldi delle pay-per-view in tasca, mettiamola così, però al momento non abbiamo ancora il nome ufficiale. L'unica cosa che sappiamo, confermata dall'allenatore di Conor, è che Conor si sta allenando davvero in maniera importante, che Conor non molla niente, dice che era già pronto per dicembre, ma continuerà a allenarsi fino alla fine della primavera, inizio dell'estate, per arrivare in massima forma. Onestamente, ragazzi, mi sembra anche che si sia sgonfiato, sembrava un po' un piccolo palloncino fino a qualche mese fa, adesso si è sgonfiato un attimino, quindi probabilmente ha recuperato tutto quello che doveva recuperare, adesso starà solo facendo mantenimento, immagino. Sta di fatto che è ritornato ad avere delle sembianze quasi normali, una faccia quasi normale. Quindi che dire, ragazzi, adesso vi lascio ai footage di allenamento di Conor McGregor che ci spara qualche combinazione, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, ma soprattutto, ragazzi, ditemi chi credete che sarà effettivamente il suo prossimo opponent. Ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao belli! Wah, 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 wah.